parlare in questo video è il nuovissimo Motorola Xoom, ovvero non solo il primo tablet a marchio Motorola, ma anche il primo tablet in assoluto a montare, a integrare la versione Honeycomb, ovvero la versione 3.0 del sistema operativo Android. Come potete notare è un tablet sicuramente molto, molto bello da vedere, integra uno schermo da 10.1 pollici, quindi piuttosto ampio. In questo video potete notare quelle che sono, diciamo, le schermate principali del sistema operativo, ovviamente che si controlla ovviamente tutto mediante tocco, mediante lo schermo multitouch. Lo Xoom disporrà di una serie di applicazioni precaricate, quelle che potete notare sono una somma di applicazioni precaricate e altre che sono state invece scaricate dall'Android Market. Tra le caratteristiche più interessanti, tra l'altro, di questa nuova versione di Android, potete notare questo tasto che vi permette di navigare all'interno delle ultime applicazioni, tra cui il Biblet per la visualizzazione e la lettura degli ebook. Dopodiché vi mostriamo anche l'interfaccia di navigazione. Ecco il browser, possiamo visitare un sito qualsiasi, andiamo in questo momento in Facebook. Come potete notare lo schermo è sicuramente molto reattivo. La navigazione è assolutamente intuitiva all'interno di tutti i vari applicativi precaricati.